La città ancora sotto shock dopo il suicidio del ristoratore 44enne in Santa Croce. Il sindaco Dario Nardella nelle scorse ore aveva lanciato l'appello all'unità. Dobbiamo stare vicino a imprenditori e lavoratori, aveva detto. Le tentazioni nella morsa della crisi post-Covid sono tante, dai capitali di provenienza dubbia che lanciano OPA sui fondi fiorentini a coloro che sono in agguato col cappio dei prestiti a usura. Allo sportello anti-usura della Misericordia di Rifredi hanno ben chiaro il problema. Gli accessi sono diversi e sempre di più anche dopo la crisi causata dal Covid. Il rischio di rimanere oggetto dell'usura in questo momento è reale e quindi volendo, ecco, presso la Misericordia di Rifredi è aperto uno dei centri di ascolto appunto dell'antiusura. Questo centro ormai è operativo già dal 2005 e tramite la Fondazione della Prevenzione dell'Usura Toscana praticamente viene istituite le pratiche per coloro che non hanno possibilità di accedere al credito, magari perché pignorati o comunque hanno avuto delle problematiche, per cui viene istituita una pratica e questa pratica poi la fondazione viene chiaramente verificata e se ne sussistono i requisiti viene garantita per la banca una copertura del 50% a garanzia del prestito erogato. Sicuramente sono situazioni sempre molto particolari e delicate, infatti da noi viene gestita da dei volontari che comunque aprono questa pratica, gestiscono esclusivamente loro. Sicuramente persone magari hanno provato altre strade e comunque hanno trovato porte chiuse, per cui ecco, sperano di riuscire a ottenere questi redditi per poter andare avanti con le loro attività e poter garantire anche i prestiti che già avevano e quindi poter continuare la loro vita ordinaria e poter continuare nelle loro attività.